Domenica a Roma. Allora, la scorsa domenica ero a Cannes, questa domenica sono a casa mia a Roma. Il mondo è bello perché è vario. Sono appena uscita dalla scuola dove sono andata a votare. Boh, non so se ho votato giusto, se ho votato sbagliato. Questa volta è veramente un po' un casino, soprattutto per chi all'Europa ci crede, ma non apprezza questo tipo di Europa. Comunque sia, ci abbiamo provato, abbiamo fatto il nostro dovere. Se non avete votato vi consiglio di andare, non mi permetto di dire cosa dovete fare o no, però secondo me dovreste andare perché è importante esprimere la propria opinione e non lasciare che siano gli altri a farlo per noi, e non votando è così che si fa. Comunque, vabbè. Sono a Roma, sono vestita come se fosse autunno, giacca, foulard, blusa in braccio perché siccome piove si bagna tutte le zampine e soprattutto il pelo, perché lei è corta, è rasoterra e quindi poi il pelo diventa tutto sporco e quando sale sul divano sono cazzi. Ecco, ciao Lisa. Vabbè, sono... Stamattina ho dormito come un ghiro perché le volte scorse lavoravo, poi ieri mi sono alzata presto per prendere l'aereo, insomma, patapim patapam. Stamattina ho dormito benissimo perché si dorme bene quando si è a casa, perlomeno io nel mio letto dormo benissimo. Peccato la pioggia, peccato che più che maggio sembri fine ottobre, ma dicono che poi la prossima settimana tornerà, o alla fine di questa tornerà il bel tempo. Tra l'altro, visto che c'era la siccità, forse tutto sommato è meglio così, che abbia fatto questo tempo, che abbia piovuto un po', perché la terra ne aveva bisogno. Ora sono nella strada di casa, qui a Monteverde Vecchio, e niente, ora me ne vado a casa perché il tempo grigio non è che ispiri molto le passeggiate, soprattutto perché penso che fra un po' pioverà e io non ho l'ombrello. Perciò nulla, oggi domenica di elezioni, domenica elettorale. Staremo a vedere che cosa succederà, secondo me non cambierà nulla. Comunque vabbè, comunque non cambierà nulla in meglio. Ma non bisogna essere pessimisti, mi dicono, e allora guardiamo con ottimismo, speriamo in bene, facciamo così. E niente... Adesso smetto perché sennò mi pigliano per matta che parlo da sola. E boh, allora niente, buona domenica a tutti, ciao, alla prossima.